Signore e signori, buonasera. A nome dell'Associazione Culturale Donna Bianca di Ripadrazzoni vi do il benvenuto al secondo concorso nazionale di poesia Il Piccolo Poeta 91. Un saluto allora al pubblico di San Benedetto del Tronto, ma naturalmente anche al pubblico che arriva da tutta Italia, un saluto alle autorità. E siamo qui per queste tre serate, per questi tre appuntamenti che sono forse il clou e il momento finale di un lavoro didattico iniziato, diciamo, qualche mese fa, grazie al quale i ragazzi che sono presenti stasera e domani sera hanno potuto esprimere il loro mondo interiore attraverso la poesia, o comunque possiamo anche chiamare i loro testi semplicemente pensieri. L'importante comunque è che siano stasera qui i ragazzi delle scuole elementari e domani sera i ragazzi delle scuole medie di tutta Italia per Il Piccolo Poeta 91. Un applauso a loro. Terminato allora il lavoro didattico di cui vi parlavo poco fa, questa sera, domani sera e con la finalissima di domenica avremo l'incontro con la società e quindi noi grandi, possiamo dire, avremo la possibilità di ascoltare queste poesie o questi testi o questi pensieri, come li vogliamo chiamare, per conoscere la genuinità, la spontaneità e sicuramente la creatività dei ragazzi, anche perché tutte queste caratteristiche sono loro prerogative esclusive. Io vorrei un po' parlarvi della scaletta di queste tre serate, di questi tre appuntamenti. Questa sera avremo la selezione dei 15 testi dei ragazzi delle scuole elementari di tutta Italia. Domani sera invece avremo la selezione per i ragazzi della scuola media e infine domenica avremo la finalissima con i testi, con i 30 testi selezionati. Tutti gli altri partecipanti, che sono tantissimi, circa 150, verranno considerati quindi ex aequo, quindi un premio, un riconoscimento per tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché sembra banale dirlo, ma l'importante a questo concorso era partecipare, l'importante era incontrarsi qui a San Benedetto, nella discoteca Atlantide, e l'importante anche per coloro che purtroppo non andranno in finale è rimanere con noi per festeggiare domenica la poesia, l'arte, e direi quindi sicuramente l'invito è a tutti quanti di tornare domenica prossima, domenica per la finalissima del Piccolo Poeta 91. Ed ora vorrei parlarvi del tema di questa edizione, della seconda edizione del Piccolo Poeta. Gli organizzatori, quindi l'Associazione Culturale Donna Bianca di Ripadrazzoni, ha scelto la natura come suggerimento ai ragazzini per riflettere sui problemi della società, sui problemi dell'inquinamento e dell'ecologia. E quindi fra poco ascolteremo i loro pensieri, le loro poesie. Ora per l'apertura ufficiale, possiamo dire, voglio chiamare accanto a me, sul palcoscenico, l'assessore ai servizi sociali di San Benedetto del Tronto, il signor Mauro Calvaresi. Buonasera, signor Calvaresi. Allora, l'importanza di questa rassegna per San Benedetto, o meglio, l'importanza di questa rassegna per tutti questi ragazzi. Beh, l'importanza della rassegna per San Benedetto è evidente, una manifestazione che oramai ha assunto un carattere nazionale, per cui è evidente che la nostra città se ne avvantaggia, diciamo, in questo senso. È importante anche dal punto di vista culturale, perché anche questo è evidente, questi bambini hanno modo di esprimersi attraverso questa manifestazione, hanno modo di esprimersi attraverso la poesia e certo ci danno molta soddisfazione soltanto se pensiamo agli sforzi che magari noi amministratori, come amministratore, facciamo per cercare di creare una coscienza insieme alla scuola, insieme alla famiglia per questi bambini. E vediamo che magari manifestazioni di questo tenore, che poi sono estremamente semplici nel loro contenuto, danno delle possibilità estremamente superiori rispetto a programmi elaborati, sofferti, studiati, magari anche estremamente costosi. Quindi dico che insomma, la manifestazione è senz'altro ottima. È il secondo anno che abbiamo il piacere di averla qui a San Benedetto.
buon grado l'invito sia per la manifestazione sia perché Faldini conosce molto bene ed è un estimatore di Giuliano Puccini, che insieme abbiamo avuto occasione di incontrare spesso a Milano in provincia in varie mostre e occasioni d'arte. Invio al piccolo poeta e al maestro Puccini le mie più vive felicitazioni e più sinceri auguri. Mi permetto anche di aggiungere qualcosa di ringraziamento mio particolare, prego, e credo di interpretare veramente il parere di tutto il Consiglio Provinciale di Milano portando il saluto dell'amministrazione provinciale a questa manifestazione, che come provincia, mi è stato detto che si parla appunto di problemi di ecologia, sono problemi molto sentiti anche se lasciano grosse preoccupazioni soprattutto fra i cittadini di Milano che vivono. Abbiamo sentito qualcosa. Comunque noi vediamo di buon grado iniziative come la vostra, perché riteniamo un modo giusto per avviare i giovani ad una cultura non utilitaristica ma formativa. Abbiamo visto che partecipa tra l'altro a questa manifestazione anche il ragazzo milanese, letto la poesia. Del resto San Benedetto è una spiaggia frequentata da molti milanesi. Siamo quindi presenti volentieri anche perché viviamo in una città frenetica che molti ritengono stressante, che non ci dà il tempo di gustare la poesia e ci fa sentire la volontà di cambiare quel tipo di vita e rientrare in un clima come questo. Pensiamo perciò che il futuro possa appartenere a questi giovani e speriamo di vedere un numero crescente di ragazzi esprimersi in versi poetici. Alla manifestazione piccoli poeti quest'anno, che è associata appunto alla mostra di pittura del maestro Giuliano Puccini. Già nella sua lettera l'assessore alla cultura Tiziana Gibelli ha espresso la sua stima al maestro Giuliano Puccini ed io voglio qui sottolineare la grande amicizia che mi lega all'artista, amicizia e stima per Giuliano iniziate con la realizzazione del monumento ai giovani sovietici caduti in Italia nell'ultima guerra a fianco dei nostri partigiani e proseguita per la serie di mostre realizzate da Puccini la nostra una più bella dell'altra e con grande successo di critica e di pubblico. Io non sono un critico d'arte, ma basti citare per tutti Raffaellino Degrada, che oltre che scrivere di Giuliano Puccini ha più volte espresso attestazioni personali di stima. Voglio inoltre ricordare quanto hanno scritto i critici e le personalità della cultura anche in altre nazioni europee, scritti che sono stati riportati anche dalla stampa di San Benedetto del Tronto. Un grande merito va poi agli organizzatori di questa manifestazione, in particolare alla dottoressa Castelli che ha curato questa realizzazione. A tutti un grazie per l'invito e un augurio di veri successi. Alla dottoressa Castelli, vediamo allora se fa piacere la dottoressa Castelli, Giuditta Castelli, tra l'altro dalla provincia di Milano, per la realizzazione di questa organizzazione molto bella. E poi voglio dare anche un ricordo, magari fosse importante in più, vediamo come da avere ai nostri presenti magari, ma voglio dare
benissimo, a questo punto possiamo partire ufficialmente con la manifestazione. Abbiamo un canto che inaugura la lettura delle poesie, abbiamo un canto del maestro Roberto Vespasiani che si intitola Non so dove c'è. Il piccolo poeta 91, signori. Dal titolo Vola Colomba.
Testoni della scuola Moretti di San Benedetto del Tronto con Sporco Mondo. Ancora nostro ospite Marco Bollettini della quinta B della scuola elementare Moretti di San Benedetto del Tronto con Cornice Antica. E l'ultima partecipante a questo primo gruppo si chiama Lidia Borella, arriva dalla provincia di Milano, frequenta la quarta A e ha scritto una poesia dal titolo Tristezza guardando il cielo. Ecco il primo gruppo partecipante al titolo quarta della luna. La voce della coscienza. La voce dei bambini è la voce che nasce dal cuore. È la voce delle vostre coscienze. Lasciateli parlare. Rispondete alle loro domande. Avrete già compiuto un grande passo verso un mondo migliore. Abbiamo Elisa Salvani.
spazi celesti. Sei divenuto il padrone del mondo, ma hai rinunciato alla tua umanità. Occhi grandi per guardare, cielo, stelle, luna e mare, un bel soffio d'aria pura mi avvolge nella natura. Viva, fresca e imperiosa, è la regina in ogni cosa, espande doni in abbondanza e dà dell'uomo la speranza. La sua bontà viene sfigurata quando essa è maltrattata. Ogni giorno lei lavora e non perde né un minuto né un'ora tra paralleli e meridiani, perché tutto è nelle sue mani. Lei lascia il suo lavoro più prezioso di un tesoro in mani esigenti, ma a volte indifferenti, che non sempre sanno rispettare tutto ciò che lei ci sa donare. Il giardino incantato intorno al castello è rovinato, se per fiori e alberelli l'uomo semina degli spinelli che rovinano il paese e madre natura ne fa le spese. E l'uomo muore lentamente, senza l'aiuto della gente. Medicina principale, solidarietà universale tra gli uomini e la natura per combattere i problemi senza paura. Noi l'abbiamo torturata, umiliata, rovinata, alterata. Noi ora siamo tutti richiamati ad amarla, mantenerla intatta, custodirla amorevolmente. Oh uomo, che un giorno di tanto tempo fa credevi a quel piccolo fiore multicolore. Il tuo cuore sbocciava nel suo, per udire il suo amore e le più piccine tristezze. Tu che le stessi vicino, che prendesti la sua piccola mano e che mai più la lasciasti. Tu che fermasti il tempo per correre tutta la vita, per percorrere la via della gioia. Tu che le desti un nome, natura, guardati intorno, uomo. La tua compagna piange in un angolo di questa terra, di questo mondo così crudele. Oh uomo, pensa, fu lei quella donna che quando tu spargevi lacrime te l'asciugava. Sì, è lei, è la natura. Pensa uomo, salva. Gli vetti gialli e le rocce.
fiori dei sette colori. Le conifere sono i grattacieli del bosco, il melo le villette. E a che cosa serve la città? Ma lì, nel profondo del bosco, non sai, c'è una casetta, fatta di forza e di sicurezza, di coraggio e di allegria, di gloria e di pace, e con la buona volontà ci arriverai. Bravissimi anche loro. Ascoltiamo altre poesie sulla natura e il rapporto tra l'uomo e la natura con il prossimo gruppo. Abbiamo Luigi Lentino, che arriva dalla provincia di Potenza, dalla quinta A, ma non è con noi, e leggerà la sua poesia Fiorella a Gianfaloni. La natura, sempre il titolo della poesia di Mario Leone di Bari, della quarta A. È presente? Mario Leone. Eccolo che arriva, allora Mario, un po' emozionato, nascosto. Eccolo qua. Marco? Perfetto. Marco Leone. La natura è ancora il titolo della poesia di Claudio Calisti. E non c'è Claudio Calisti, leggerà la poesia ancora Fiorella, è giusto? Bene. Poi il bosco, la poesia di Giusy Pignotti di Cento Buchi, Assi di Picero, ci sarà sicuramente perché è vicino a noi. Salviamo la vita è la poesia di Cristiano Buttafuoco della terza D della scuola elementare Moretti di San Benedetto del Tronto. E poi abbiamo La vita del vento, poesia scritta da Elisa Kaltbrunner, spero che l'ho detto giusto, di Milano. La sorgente della vita. Più non compresi dove fosse la sorgente della vita. Cadevano le foglie ingiallite dall'albero della speme. Tracciai le coordinate da nord e da levante, da dove la tramontana spazzava l'illusione del momento, e il sole nasceva con qualche torguaia. Fu così che vidi l'uomo offrire la sua mano carica di melograni e perle ormai rare. Perché non portare la bicicletta, quale rifiuti?
emerge dalle montagne ghiacciate, ghiacciate dalla furba neve, che schizza bianca e muta, che assomiglia a una piccola e nuova vita. La natura, difendiamo la natura, difendiamo le creature alate, che vengono minacciate dai crudeli cacciatori, difendiamo i fiumi, perché le persone senza cuore vi versano sostanze inquinanti, attentando alla vita dei pesci. Aiutiamoci a vicenda tutti, non inquiniamo l'aria che respiriamo, non incendiamo i boschi. Se tutti noi riusciremo a saper rispettare la natura e a difendere gli animali, salveremo noi stessi. Salviamo perciò la vita, amiamola, ed il mondo apparirà a tutti come una favola da vivere sognando. Piccoli poeti che stanno leggendo per noi le loro poesie. Vorrei ringraziare fra l'altro l'accompagnatrice al pianoforte, abbiamo Sabrina Gentili, grazie per essere con noi, che fa da giusto sottofondo alle piccole poesie. Ora passiamo da un genere artistico all'altro, dalla poesia al ballo. Abbiamo un balletto preparato per noi dalla scuola di danza di Monza Polo del Tronto. Il balletto si chiama Petite Varieté. Eccoli ragazzi. Applauso signori. Presidente provinciale FIDAPA di Ascoli Piceno, l'artista Emiliano Pulcini,
professore Giuseppe De Angelis, assessore al bilancio della provincia di Ascoli Piceno, la professoressa Silvana Villadora. Ho detto tutti? Perfetto, grazie, un applauso ai nostri giurati. E torniamo alle poesie, che sono il motivo conduttore di questo nostro appuntamento qui da San Benedetto del Tronto. Abbiamo i prossimi bambini, Magda Valeri, che arriva da San Benedetto del Tronto. Non c'è Magda? Leggi tu la poesia, come ti chiami? Dillo al microfono. Nicola Vitto. Nicola Vitto, benissimo. Poi abbiamo la poesia Pioggia di Francesca Tarallo, che arriva dalla provincia di Lecco. Ciao. Nuovo arcobaleno, poesia scritta da Daniela Silda di Montefiore del Naso. Sogno, la poesia di Sandra Stefano, che arriva dalla provincia di Chieti, da San Fortino. Tra sogno e realtà, Cardelli Primula, che arriva dalla provincia di Teramo. Sono tutti i ragazzi di questo gruppo? Allora andiamo con il piccolo poeta ancora. Vicino al molo due alberi, li dondola il vento qua e là, dolcemente saluta chi parte. Thank you.
abbiamo Alice Giacchetto di Grotta Mare con la poesia Primavera. Elena D'Angelo che arriva dalla provincia di Milano con La Primavera. E poi Lorenzo Giacomozzi, San Benedetto del Tronto, zona nord, Sonnate le Margherite. La stagione del tenero fiore. Rallento la corsa, raccolgo tenero fiore sul muro antico. A cavallo tra ieri e domani bacio la viola con un cuore aperto. Quando nel cielo le rondini volano è arrivata la primavera che porta nei cuori il profumo di rose, di viole e di gelsomini. Estate, l'estate ha portato via con sé colori, gioia, allegria e poi tanta simpatia. Correndo se n'è andata, un velo ha lasciato, l'autunno è arrivato. Autunno, autunno, autunnino, come ti vestirai? Ho scelto un vestitino molto carino, userò mille piante, foglie, foglie assai, anche qualche noce per gustarlo meglio, sai? Inverno, quello che freddo, qui la neve è alto un metro, il camino non è acceso, qui rischiamo di raffreddarci se non c'è il fuoco a riscaldarci. Una sera, al chiaro di luna, in mezzo al prato verde, ho trovato un piano spino, una veste da guerriero. È arrivata la primavera. Nel mio cuoricello sono nate le margherite, mostrano le rubette del sole, cresceranno robuste e belle. Ne colgo una e gioco a mano a mano. Nei petali cadono e muoiono. Peccato, era così bella quella margherita al sole. Abbiamo anche Michela Pagliarini che arriva dal Montefiore del Lazio con la poesia Il verde di un prato. Quella ondulata dal vento, l'erba ondeggia verde e leggero, con un prato di piume verdi. È una fresca mattina di primavera questa. Al tramonto ella si schiara e si colora di rosa, rosso-giallo, come un arcobaleno che di notte si disfai. Un forte applauso, cari amici, per questi ragazzi che partecipano al piccolo Teatro 91. Ed ora abbiamo ancora il balletto con la scuola di danza di Mont San Polo del Tronto con la musica sull'acqua di Strauss. Thank you.
riprendiamo ora con le poesie. Abbiamo Roberta Proto, che arriva dalla provincia di Milano, con Il mare e il sole, poesia letta da Mario Rossi. Applauso. E la seconda partecipante ed anche ultima per questo gruppo, Ilaria Cellura, dalla provincia di Milano, con Il mare d'inverno. La stagione del sole. Acerbi schiamazzi richiamano all'oggi. La notte compassa di stelle, gli ultimi gridi raccoglie e gli affida i sospiri d'amore accompagnati dai grilli. Il venticello giocava con il mare, ad un tratto il vento se ne andò via. Era una grande luce, arrivò, era il sole che stava nascendo. La sua luce calda giocò con le onde luccicanti di azzurro. Il mare diventò tutto brillante, color verde e rosso. Il sole, dopo aver fatto amicizia col mare, tornò via, felice, colorandolo di arancione. Di Daniele Sala, la provincia di Milano, letta da Stefano Cavalletti.
solo il cuore si colora di rosso al fischio del maestrale. Tutto il resto è bianco, come il tuo volto impaurito, con le tue mani gelide e i tuoi occhi annebbiati. Per bianco il cielo, la notte bianca dei fantasmi che tornano, un silenzio d'attesa ignota il domani, una pagina bianca. I pivetti delle case vedo bianchi petali cadere, sono angeli freddi che coprono la tenera erba dei prati. Le strade infreddolite si riscaldano con il fumo delle macchine. I bambini delle case si consolano al calore del cuore della mamma. La neve, quella che prima era
Marina Fares un grido d'anima dicendo Buchi. Vorrei chiedere scusa ai ragazzi se sbaglio il loro nome, ma purtroppo io leggo quello che ho scritto qui sulla net, quindi magari qualcuno dice sbagli il nome. Purtroppo non è colpa mia, quindi vorrei, senza dire a tutti i ragazzi uno per uno, scusa, scusate tutti quanti se leggo male il vostro nome, ma io leggo quello che ho scritto qui su questo elenco, su questo palinsesto. Antonella del Sonno con Si risvegliano i cuori, da Lecce. Valeria Bona di San Benedetto da Tronto, la poesia al Gommorano del Golfo. Una famiglia distrutta, Alessia Malizia di San Benedetto da Tronto. Di Emanuele Morganti di Ripa Transone, Perché ci si droga. Cinzia De Carlis di Montefrodellaso, L'Ubriaco. Silvia Ianni di Vita Rosa, provincia di Teramo, Sorgente. Un mondo di bambini, Annalisa Cinni di Arezzo. Grande, parlo a te. A te che mi dici di voler bene al mio compagno di giochi. Eppure tu, il tuo compagno non lo ami. A te, che mi dici che siamo tutti fratelli, eppure sei tu a costruire le bombe. A te che mi punisci, perché dico una piccola bugia, eppure tu dici bugie più grandi, che possono anche far morire. A te che parli di pace, eppure anche oggi hai acquistato un fucile da regalare a tuo figlio il giorno di Natale. A te, io chiedo, guardandoti negli occhi, quando impari ad amare, così che io possa essere un giorno migliore di te. La stella cadente dal cielo.
luce sembra che voglia volare verso il sole pallido. Arriva sera, si sente un silenzio, si sente un silenzio. Qualsiasi rumore cade, il silenzio è totale. Al mattino il cielo è buio, come il lago. Che tristezza, la maledetta guerra. Tutto diventa nero come il cuore degli uomini. Se non cogliessi la rosa recisa lungo la via della vita, sprofondati ricordi lieti nell'abisso della mente, se non piangessi la viola appassita sul balcone dell'esistenza e lasciassi i sogni e le illusioni solo all'infanzia, se non ascoltassi il discorso del vento e il diavolino sotto le finestre all'alba, se non giocassi con i miei pensieri la notte quando tutto è silenzio, se negassi all'amicizia il senso, mi sentirei un orcio vuoto, abbruttito dal tempo. E questa stupenda poesia, se non scritta da Giulietta Castelli come tutte le altre che abbiamo avuto all'inizio di ogni gruppo, concludiamo la lettura delle poesie Il piccolo poeta 91. Ed ora, prima di andare avanti con lo spettacolo, vorrei leggere due importanti telegrammi arrivati alla manifestazione. Il primo è di Rodolfo Giampaoli, che è presidente della Giunta regionale Marche, e dice così: impossibilitato a partecipare al vostro gradito invito causa ai prorogabili impegni istituzionali, ringrazio ed auguro ottima riuscita alla manifestazione, ripete dal dottor Giampaoli, presidente della Giunta regionale. L'altro arrivato al Centro Culturale, quindi a Giulietta Castelli, è del professor Giancarlo Sbrigoni, presidente del Consiglio regionale delle Marche. Impossibilitato a partecipare a importantissima rassegna causa precedenti prorogabili impegni all'estero, porgo infiniti auguri di grande successo. E quindi in questo modo vediamo che anche la Regione Marche, come la provincia che è presente, sono vicine a questa manifestazione che sta diventando sempre più grande. Grazie. Ed ora abbiamo un sorriso ci è stato proposto dai ragazzi che emozionatissimi hanno letto le loro poesie, le loro creazioni. Ed ora abbiamo invece un sorriso in musica, proposto dai nostri piccoli artisti che abbiamo già avuto il piacere di applaudire e di ascoltare. Un motivo scritto da Roberto Vespasiani, io sto cercando i loro nomi per presentarli ma non li trovo, non importa, abbiamo dalla poesia di Fabes il testo della canzone Un sorriso, la musica di Roberto Vespasiani, eccoli, un applauso. Ti ricordo da ballare.
Postolo e Sforza di San Benedetto del Tronto, gioielleria Vecchione Nando di Montalto delle Marche. E poi grazie per essere presenti al WWF, rappresentanti del WWF, Legambiente, Feder Casalinghe, Unicef e l'associazione combattente Qualipa. Grazie a tutti quanti, grazie. E sinceramente spero di non aver dimenticato nessuno. Vi ricordo allora che alle 17 domenica avremo la finale e all'informazione all'esterno, all'uscita della nostra discoteca, abbiamo delle ragazze che distribuiranno le cedole per l'inserimento nell'antologia Il Piccolo Poeta 91, perché tutte le canzoni segnalate, tutte le poesie segnalate faranno parte di un'antologia. Allora di corsa chiamiamo tutti quanti i finalisti vicino a me, per cortesia, coprire un attimino vicino a me con i nomi. Vieni. Velocemente i ragazzi dovrebbero correre per ricevere questo diploma e i vari premi. Monica Lanzi, andiamo oltre. Eleonora Crippa. Eleonora Crippa non c'è, andiamo velocemente. Massimiliano Verre. Non c'è nessuno, che sono andati tutti quanti via, Giuditta. Sono scomparsi. Elena Valdorani. C'è? Velocissimamente. Il diploma, poi la medaglia, qualche libro e il nostro grazie ovviamente. Emanuele Valenza. Chi offre di più? Nessuno. Riccardo Tiboni. Riccardo 1, Riccardo 2, non c'è. Roberto Taffani. Una sua compagna di chi? Di Riccardo Tiboni, ecco qua. Ah, pure Monica. Li prendiamo dopo. Enrico Subania. Nadia Stasi. Luca Sparvieri. Marco Sgattoni, eccolo qui, per Marco Sgattoni il libro e anche la medaglia. Ciao Marco. Marco Siliquini c'è? No, ha risposto di no. Enza Santoro non è presente, assente. Carmen Salerni, eccola Carmen, il diploma per Carmen Salerni. Intanto si prepara Federico Sala. Facciamo come nelle gare sportive. Federico Sala, siamo in un ritardo tremendo. Costanza Rutigliano, non c'è. Valentina Ruggero. Alessandra Ruggero. Ruggeri? Sei Alessandra? Perfetto. Alessandra Ruggeri. Francesca Riva. Luca Rivicini. Giuseppe Re. Luca, eccolo qui. Piccolissimo. Giuseppe Remine. Eccolo, il diploma e un libro. Ho dato un libro alla signora che non è Giuseppe Remine, ovviamente si vede che non è Giuseppe Remine, ma rappresenta il bambino. È l'insegnante, certo, che li ha preparati questi ragazzini, molto bravi gli insegnanti. Facciamo un applauso anche agli insegnanti, va. Cinzia Re, la sostituisci tu, Cinzia Re? Bene, lo ricevi anche qua. Mi raccomando però, porta la Cinzia, non te la tenere per te. Rossella Potenza? I fiori no, lasciaceli i fiori, grazie. Rossella Potenza non c'è. Pierantozzi e Euriclea. Non mi dite che è sbagliato perché... Giulio Paoletti. Paolo
Giulio Poletti? È lui? È un suo amico, diamo il diploma, eccolo qui. Luca Olivieri, c'è Luca Olivieri? Lorenzo Nicoletti. Lorenzo Nicoletti. Non facciamo scherzi in regia, eh? Facciamo andare via l'audio? Scherzo. Beatrice Maurizi. Beatrice Maurizi, c'è? Eccola. Beatrice che riceve il diploma di partecipazione per il piccolo poeta 91 Premio Nazionale. Paolo Maroni. Paolo Maroni. Buonasera Paolo, come sta? L'insegnante? No, il papà? Un amico dell'insegnante. Il libro è... Sì, l'insegnante si vergognava, ma non mi dica, diciamo queste cose. Dov'è l'insegnante che si vergognava? Così adesso lo facciamo vergognare ancora di più. Comunque, andiamo avanti. Francesco Marfelli. Sempre la signora. Francesco Marfelli, diamo il diploma. Eccolo qua. Michele Manzoni. Michele Manzoni. Michele Manzoni, c'è? No, non c'è. Gigliola Manzini. Gigliola Manzini, eccola. Questa bambina viene da Lecco. Soltanto per prendere la medaglia e il diploma. Quindi merita veramente un grosso applauso. Grazie, Gigliola. Gianluca Liberi Oliveri, non so, Liberi immagino. Gianluca. No. Claudio La Sala. C'è in sala Claudio La Sala? No. Riccardo Lamborghini. Riccardo Lamborghini. No. Rosa Laiolo. Rosa Laiolo. Chiara Geffi, Chiara Geffi, Alfredo Genziani, Alfredo Genziani, Deborah Gasparroni, c'è Deborah Gasparroni? Eccola Deborah. Ciao Deborah. Francesco Fanchetti, Francesco Fanchetti, no, Annalisa Di Salvatore. Tu lo dai a Francesco? Benissimo, allora, anche la medaglia e il libro. Mania Di Luscio. Monia? Mania? Monia. Vedete, c'è scritto Mania e voi ridete con me, che non è colpa mia. Monia Di Luscio. Ecco qua. Manuela Di Pancrazio. Manuela Di Pancrazio. Luca D'Aurizio, c'è Luca D'Aurizio perché sentiamo l'applauso.
Cavalieri? Non c'è. Stefano Castelletti, c'è Stefano Castelletti, eccolo. Francesca Carassai. Francesca Carassai. E diploma Francesca. Olivia Emily Carozzucca. Ho detto bene? Beh, almeno questa l'ho detta giusta. Olivia Emily, che bel nome. Tieni, grazie. Lorenzo Caloi. Lorenzo Caloi. No. Silvia Cacaci. Mila Bondi Civitti, questo non è un nome italiano, eh? Mila Bondi Civitti, non so, non c'è comunque. Elio Bergamini. Elio Bergamini. Antonella Belpio. Antonella Belpio non c'è. Marco Bellofatto. Non ridete perché mica è colpa mia. Lara Bella Casa, c'è Lara Bella Casa perché ha ballato prima. Velocemente, tu che sei una ginnasta, ricevi il premio e grazie per aver partecipato. Valentina Barboni. Valentina Barboni, non c'è. Miriam Badaloni. Eccola Miriam. Grazie. Claudia Angelozzi. Claudia Angelozzi. Un'amica tua, prendi, per Claudia. Azzurra Ameri, azzurra, eccola, piccolissima partecipante alla nostra manifestazione. Fabrizia Alessi, Fabrizia Alessi, sempre un'amica tua. Come ti chiamavi? Come ti chiami? Elena. Valeria Ceti, è un'amica tua? Sei tu, Valeria Ceti, eccola qua, grazie. Abbiamo finito? Monica Lanzi, non c'è, per concludere non c'è. Monica Lanzi, non c'è. Oh, a questo punto cosa succede? Stanno arrivando i nomi? Non sono arrivati ancora? Vi ricordo allora, domani sera siamo in ritardo. Mamma mia che ritardo, siamo per concludere la manifestazione domani sera alle 17.30, sempre qui puntuali alla discoteca Atlantide di San Benedetto per l'altra semifinale che riguarderà invece i ragazzi delle scuole medie, anche loro provenienti da tutta Italia, per la rassegna Piccolo Poeta 91. Invece domenica avremo la finalissima alle ore 17 qui alla discoteca, con i 30 finalisti e con un grande spettacolo con ballerini, musicisti, cantanti, insomma il meglio del meglio qui da San Benedetto del Tronto. Io vorrei fare un grosso applauso, cari amici, per Giuditta Castelli e per tutta l'organizzazione, perché veramente è stato molto difficile. Non è semplice sapere poi portare sulla scena uno spettacolo come questo, è molto difficile perché abbiamo i tempi tecnici da rispettare, abbiamo i ragazzi che non arrivano, abbiamo la base che non è pronta, abbiamo il bambino che magari non è ancora arrivato, e allora è un premio veramente avere i finalisti. Giuditta Castelli è con me ed ora dalla sua voce abbiamo i 15 finalisti che avremo la possibilità di riascoltare domenica alle 17. Sì, ecco i 15 nomi. Diciamo che questo non è, questo punto è solo un gioco. Tutti i bambini verranno premiati, quindi tranne questi 15 che andranno a domenica, gli altri riceveranno tutti una coppa e un diploma, senza che però li richiedano tutti perché siamo stretti con i tempi. Allora, finalisti, Valentina Rocca. Vedi il diploma se vuole venire qui? Valentina Rocca, vieni qui. Dov'è Valentina Rocca? Se n'è andata? Poi, eccola, prima Cardelli. Poi Re Stefano. Alessia Malizia.
gruppo poi di Mergo, provincia di Ancona. E per finire